Alla prima partita in casa davanti al pubblico amico il Montemurlo perde contro la Volontas Spoleto per 4-1. Con le immagini andiamo subito al 22esimo minuto del primo tempo con la rimessa profonda di Schettino che trova nel cuore dell'area una deviazione e poi la super girata in semirovesciata di Baganto che batte sul secondo palo il portiere del Montemurlo e porta in vantaggio lo Spoleto. Raddoppio subito al 27esimo con una gran giocata di Cardarelli che in aria dribbla un difensore, impegna Paoletti con il destro, è tutto facile per Scapito battere per il 2-0 a rete, il tap-in a porta vuota. Al 33esimo è ancora gol per lo Spoleto, Cardarelli a tu per tu con il portiere non sbaglia e porta il punteggio sul pesante 3-0 per il Montemurlo. Sembra chiusa ormai la partita ma al 36esimo l'autogol di Scappito sul cross di Giovannelli porta il Montemurlo ancora in partita per gli ultimi 10 minuti vibranti di primo tempo. E infatti al 41esimo ancora Spoleto in avanti, punizione di Baganto, testa di Cardarelli e Paoletti si impegna in un miracolo, grazie al palo salva il punteggio e dà ancora speranze al Montemurlo. Al 46esimo in piena zona recupero Filippi da angolo trova la testa di Lupetti, miracolo di Lazzarini che mette in angolo il pallone. Proteste nel finale da parte di tutti i giocatori del Montemurlo che volevano questo gol. L'arbitro non ravvede la palla a entrare e quindi si rimane sul 3-1. Si passa al secondo tempo, l'avvio di secondo tempo è davvero di fuoco. Al terzo minuto Ciccarelli viene atterrato in area, calcio di rigore per il Montemurlo che ha una grande occasione per rimettere a posto le cose. Sul dischetto si presenta Rossi ma sbaglia il rigore, gran parata di Lazzarini che manda in angolo. Al sesto minuto lo Spoleto si ripropone in avanti, piattone di Falzone che spara alto ma è solo il preludio. Al 4-1 al nono minuto c'è un rigore per Cardarelli, ancora Cardarelli, intervento di Benedetti nel calcio di rigore del Montemurlo. Si presenta dal dischetto il numero 11 che non sballa, spiazza il portiere locale e fissa il punteggio sul 4-1. Da lì in poi nessun'altra emozione, la partita si avvia stancamente verso la fine, dunque 4-1 il punteggio finale per la Spoleto che batte il Montemurlo.